Se vi servono crediti, passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter, ragazzi. Vi ringrazio per il supporto dell'episodio precedente e vi ricordo, ragazzi, per chi fosse capitato su questo video e si fosse perso l'episodio precedente, perché secondo me in molti ve lo siete perso. Ho paura che purtroppo l'abbia caricato in un momento in cui c'era poco movimento su YouTube, e quindi secondo me molti di voi se lo sono perso. Quindi ragazzi, vi metto qui l'episodio perché merita, ve lo metto qui a schermo perché merita tantissimo, ragazzi. C'è stata la partita di andata di ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain e credo che sia una partita da recuperare, da vedere perché merita tantissimo. In più c'è Lewandowski contro Ibrahimovic, quindi ragazzi, potete immaginare anche già il valore della sfida aggiuntivo dato da questi due fenomeni. Quindi ragazzi, mi raccomando, recuperatelo e cerchiamo di arrivare a 1000 mi piace e fatemi vedere che ci siete, che volete questa carriera allenatore con l'Inter anche giovedì. Se arriviamo a 1000 mi piace, ragazzi, arriva anche giovedì. Ci proverò, signori. Purtroppo con l'università faccio veramente molta fatica, però voglio cercare di portarvi questa carriera allenatore. Per quanto riguarda questa carriera allenatore, ragazzi, nello scorso episodio ho detto appunto che questa probabilmente sarà l'ultima stagione con l'Inter, perché probabilmente fare 3 stagioni potrebbe risultare noioso, ma questa è una cosa che poi comunque vi chiederò in un sondaggio a parte. Quali sarebbero le idee? O iniziare un'altra carriera, magari in Serie A o comunque in un altro campionato con una squadra più scarsa, per cercare comunque di comprare giocatori giovani, farli crescere e arrivare magari a livelli alti. Oppure continuare con questa carriera e vedere le offerte che mi vengono fatte, o addirittura continuare con l'Inter. Comunque farò un sondaggio più avanti, quando saremo verso la fine del campionato. Per il momento, ragazzi, saluto anche un po' di voi che me l'hanno chiesto sui social network, ragazzi. Quindi mi raccomando, andatemi a seguire sui social network, Facebook e Instagram, perché lì scrivo tutte le novità sulla carriera dell'allenatore. E quindi, se non vi volete perdere delle news, magari vi dico che l'episodio esce mercoledì invece che giovedì, andate a mettere mi piace alla pagina Facebook e seguitemi su Instagram. È veramente molto importante, più di quello che pensiate. Comunque, saluto Matteo Trick 5. HSHSHS, io credo si legga così. Samuele 2910, Francesco 0409, Matteo Secchi 24, Mo Lakmine, Kemi Parameswaran, Andrea Felicia, Gabriele Fiaschi, Mattia di firma, e faccio gli auguri a Matteo, che oggi dovrebbe essere il suo compleanno. Oggi, ragazzi, è un episodio pazzesco, pazzesco, perché semifinali di andata di Coppa Italia contro il Milan, Pescara, ottavi di ritorno contro il Paris Saint-Germain e altro derby con il Milan. Ora ci andiamo a giocare questa partita contro il Milan, quindi è l'andata. Giochiamo in casa noi, derby, però giochiamo in casa noi, bianca la maglietta, rovesci. Ho cambiato il pallone, ragazzi, però io ho messo questo perché nello scorso episodio secondo me non si vedeva perché il pallone era nero. Avevo questo, cioè quindi per forza che non si vedeva nulla. Proverò a guardarci, perché ovviamente ragazzi io lo vedo il pallone, poi non so se in video si vede. Adesso proverò con questo. Andiamo a fare la formazione. Siamo molto stanchi, devo dire. Depay è un po' più fresco di Felipe Anderson. Mettiamo Depay. Anche Ozzy e Koupet-Tielemans mi stanno morendo. Abbiamo poi il turno in campionato contro il Pescara, dove magari potremo far rifiatare qualcuno in vista del Paris Saint-Germain. Quindi direi che per il momento utilizziamo i titolari, i titolarissimi. Direi che la formazione lasciamo questa. Inter Milan, derby della Madonnina. Questa volta però non si parla del campionato, ma della semifinale di Coppa Italia. Un saluto da San Siro. Qui oggi si gioca una partita validissima per arrivare in finale di Coppa Italia, che comunque è un nostro obiettivo, perché noi quest'anno dobbiamo cercare di vincere almeno campionato di Coppa Italia e poi pensare con calma alla Champions League. Non possiamo dare per scontata questa coppa e non possiamo fregarcene, perché comunque abbiamo messo su una squadra che ci permette di andare a vincere anche questa coppa, questo genere di partite. Quindi ragazzi, sempre sul pezzo e forza Inter. La palla magari scende molto. Attenzione, perché abbiamo ancora la palla noi con Tielemans, ma vedete di là fuori con lui! Ancora Tielemans, ancora Muslera. Attenzione a Luis Adriano che manda Poli, chiuso però da Ozakup. Eccole qui le sue caratteristiche. Riesce a sostituire anche il difensore centrale. Fantastico Ozakup, che acquisto incredibile. Bravo Nardino, fai partire leva, fai partire leva.
Sì, Leva, se n'è andato. Attenzione che se n'è andato Leva. Se n'è andato benissimo a De Sciglio. Sì, Robert. Sì, Robert Lewandowski. Sì, Robert Lewandowski. Davanti a Muslera. Segato da De Sciglio. E qui è rosso e calcio di rigore. Per forza. Questo deve essere il cartellino rosso. Rosso, infatti. Espulso De Sciglio. Quindi si mette male la partita per il Milan. È decisamente molto meglio per l'Inter. Ma non capisco cosa hanno da dire i giocatori del Milan qui, perché... Qui Lewandowski se n'era andato, segato completamente, se non è rigore questo, tutti a casa. Quindi Lewandowski contro Muslera, va Robert Lewandowski! Muslera intuisce ma si tuffa a raso terra. E quindi 1-0 Inter! Il nostro fenomeno, il nostro Robert Lewandowski ci porta in vantaggio. Adesso abbiamo la strada spianata, il Milan in 10 e noi in vantaggio. Griezmann, Çalhanoğlu. Attenzione per Lewandowski. Lewandowski al destro libero. Palo. Palo di Robert Lewandowski. Attenzione perché siamo molto scoperti. Non so per quale assurdo motivo. Ce ne va Buonaventura. Inseguito Memphis Depay. La mette in mezzo Buonaventura. Fortunatamente c'è Varane che chiude. Oh, poi, oh, cosa ha fatto Özyekup? Musacchio. Musacchio, che chiusura di nuovo. Attenzione perché il Milan ci sta mettendo in grave difficoltà. E Nardi mette calma, mette tranquillità. Çalhanoğlu per Lewandowski. Aspetta l'arrivo di Memphis Depay. Depay che anticipa, batte il tiro di Depay. Incrocio dei pali. Due pali per noi per il momento. Finisce qui il primo tempo, 1-0 Inter. Tante occasioni per noi, due pali. Il Milan ha provato comunque a rifarsi, ma per il momento ancora niente di clamoroso, devo dire. Anche perché le sue condizioni sono un attimo difficili. Mamma Nardi che parata, signore, su Buonaventura, che c'è sempre una bella legna da fuori. Tanto è entrato El Shaarawy! La rovesciata di Verdi, fuori di pochissimo, l'avevo vista quasi dentro. Lewandowski, bella palla per Memphis Depay, c'è Paco Alcácer! 2-0 Inter! Paco Alcácer è entrato da una decina di minuti, tocca praticamente il suo primo pallone. E la butta in porta, bella azione qui dell'Inter, ottima palla in mezzo di Memphis Depay. Guardate qui una grande azione, qua Lewandowski di fisico tiene. Poi Depay la mette in mezzo, precisa per il destro, potente di Paco Alcácer. Attenzione Depay che recupera un gran pallone. C'è sempre Lewandowski davanti a Muslera, il tiro di Lewandowski di sinistro. E qui si mangia un gol abbastanza importante. Eccolo Paco Alcácer che prende un gran pallone su De Jong. Può andare Pacchito che è veloce. Paco. Rientra sul destro. Paco Alcácer. Ancora Muslera. Cristian Zanetti. Va Tielemans. Per Paco Alcácer. Ci prova di sinistro. Poi Varane. Muslera. C'è con Ndombele. Non ci credo. Cosa sta succedendo? Dovevamo essere un 3-0 importantissimo. Ancora Tielemans. Stavolta per Florenzi. Il tiro di Florenzi. Finisce qui. 2-0 Inter, peccato perché potevamo essere almeno 3-0. Mettiamo le mani anche sulla finale di Coppa Italia, sarebbe davvero una grande cosa. Ora, un giorno di recupero e subito la partita contro il Pescara. È dura, qui devo far rifiatare tanti giocatori perché ovviamente la partita contro il Paris Saint-Germain è più importante. E questa è la nostra formazione, ragazzi, siamo obbligati perché non voglio... Lo so, è una formazione rischiosa, molto rischiosa, però non voglio infortuni, non voglio giocatori troppo stanchi per la partita contro il Paris Saint-Germain. Dobbiamo cercare comunque di fare la partita noi, dobbiamo fare il risultato noi, perché dobbiamo mantenere comunque la testa. Io direi che il pallone si vede abbondantemente, ragazzi, tutto bianco praticamente. Telles, balla palla per Tielemans, chi prova il tiro da fuori, Tielemans, e arriva il gol di Paco Alcácer dopo 5 minuti. Il portiere respinge male, Paco Alcácer davvero rapace d'aria, si trova lì, tapin vincente, e 1-0, quindi anche Paco Alcácer si rende davvero davvero molto utile. Attenzione al Pescara, con Fiammozzi, bella palla in mezzo! Nazarov al volo, ma palla va fuori. Nardi non so sinceramente se ci potesse arrivare. Attenzione al Pescara con Brugman, Yuse Soyong, non so. Tirato fuori per la... Oddio, cosa ho combinato? Cocco! Nardi. Montoya recupera un gran pallone. C'è l'arco Paco Alcácer, che può andare. Paco Alcácer. Prova a portarsi via un uomo. Il tiro di Paco Alcácer. Pugliacelli e poi... Inaki Williams. 2-0.
No, fuori gioco. De Lufeu, bella palla per Paco Alcacer. Può andare l'Inter. Attenzione al contropiede dell'Inter. Paco, Paco, Paco. Davanti a Pigliacelli. Mamma mia, ragazzi. Paco Alcacer. Doppietta personale per lui. E chiude i conti, diciamo. Chiude i giochi. Qua grande ripartenza dell'Inter. Poi Paco Alcacer un po' stanco. Si mette la palla sul destro. Spintina un po' così per mantenere la stabilità. E col destro inforca Pigliacelli. Attenzione Brugman. Il tiro di Caprari. Dentro l'area. Si è perso Montoya. Il Pescara riapre i conti. Qui abbiamo perso un brutto pallone noi con Depay, che è stanchissimo, solo che non voglio sostituirlo. Si gira bene qui Caprari su Murillo. Ed è 2-1. Finisce qui 2-1, signori. Ce l'abbiamo fatta, tre punti. Tre punti a casa, un attimo sofferti verso la fine. Andiamo a giocarci il nostro match. Abbiamo recuperato parzialmente. Andiamo con la formazione titolare, ovviamente. E andiamo a giocarci questo match. Mamma mia, il Paris Saint-Germain è sempre quello, ragazzi. Parlerò poco, ragazzi, perché devo stare molto concentrato, in difesa, cercare di ripartire. Ed eccoci qua, San Siro, Inter Paris Saint-Germain. Ritorno dagli ottavi di Champions League. L'andata è finita 2-0 per noi. Al Parco dei Principi, una partita spettacolare, una partita che abbiamo giocato benissimo. Abbiamo difeso bene, siamo ripartiti velocemente. Abbiamo fatto vedere tutte le lacune di questa squadra e dovremo cercare di aprirli anche qui a San Siro. Magari cercare di contenerli un po' di più e poi ripartire sempre in velocità, come sappiamo fare noi, come ho insegnato a questa squadra. Tutto esaurito qui a San Siro, i tifosi dell'Inter ci credono e fanno bene. Questa è la formazione del Paris Saint-Germain, dovrebbe essere identica alla scorsa. Decisamente sì, decisamente sì. Ragazzi, sempre sul pezzo, forza Inter, facciamo vedere chi siamo. Attenzione in mezzo, Muso, attenzione in mezzo. Arriva Lucas, la mette in mezzo! Pastore colpisce, Musacchio ci mette il corpo. Poi Felipe Anderson, bella palla per Lewandowski. Attenzione, attenzione Robert Lewandowski, ma David Luiz lo ferma. Attenzione perché se n'è andato Neymar. Oh, fuori gioco. Porca puttana, c'è Luke Shaw che lo tiene. Ibrahimovic, Ibrahimovic. C'è Varane che prova a chiuderlo. Perfetto, Rafael. Perfetto. C'è la Noglu. Fa andare Griezmann. Griezmann, Griezmann, Griezmann. Davanti a Trapp. Si gira Griezmann. Il tiro giro di Griezmann. La blocca Trapp addirittura. Di Maria. Bella chiusura di Florenzi. Ozia Cup per Lewandowski. Poi c'è la Noglu. Aspetta la partenza di Felipe Anderson. Eccola lì. Eccola lì, Felipe Anderson. Com'è l'andata? Felipe Anderson! Se la allunga troppo. Però ci siamo. Attenzione a non dar troppo spazio a Lucas. Può andarsene Lucas. Varane ancora. E beh, vedere Musacchio che salta su Zlatan Ibrahimovic mette grande orgoglio. Mette grande orgoglio perché Musacchio ve l'ho fatto conoscere, ve l'ho fatto apprezzare. Adesso lo facciamo diventare un mostro. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. 0-0, abbiamo le nostre occasioni. Stiamo tenendo da Dio il Paris Saint-Germain, che non è molto pericoloso in realtà. Lo è stato in un paio di occasioni, ma niente di più. E Neymar non la vede. Neymar non la sfiora. Sì, Ozyakup. Ce l'hai sul destro. Ozyakup! Trap! Che parata. Felipe Anderson. C'è Çalhanoğlu! Che non colpisce bene. Ce l'aveva sul destro. Preciso. Il tiro di Zlatan Ibrahimovic deviato dalla barriera. Pastore dalla bandierina. La mette in mezzo, fuori. Dove ce l'avessi? Appena entrato al posto di Lucas. Fuori di poco. Di Maria la mette in mezzo. C'è Ozyakup. Via, via sto pallone. Attenzione a Neymar. Ma Luke Shaw. No, no, no. Via, 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 via sto cazzo di pallone. Oh, si riparte. Si riparte anche? Si riparte. Si riparte con Çala, Çala, Çala. No, niente, non ci arriviamo. Çalhanoğlu. Bella palla per Ozyakup. Si gira Ozyakup. Si gira Ozyakup. Rigore. 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 Rigore per l'Inter. Grande Ozyakup. Robert Lewandowski contro Trapp. No, si è buggato, raga. Cos'è successo? Guardate, non fa. Non va. Non funziona. Va Robert. Centrale, para Trapp. D'altronde si era buggato. È finita! 0-0. Pareggio, ma che ci fa andare ai quarti di Champions League, ragazzi. Zero gol subiti contro il Paris Saint-Germain. Prestazione pazzesca. Veramente pazzesca. E pazzesca con due Z. Sembra che dico la S, ma in realtà la Z. Pazzesca e...
Qui devo dire che Andrew TM, se non sbaglio si chiama così, aveva ragione. Oh. È bastato controllarli in questo ritorno. Però grande partita, ragazzi, grande partita. Siamo stati molto bene. Ovviamente il possesso era più del Paris Saint-Germain, ma noi comunque abbiamo difeso veramente, veramente molto bene. Solo dentro Paco Alcacer e Deulofeu al posto di Griezmann e Çalhanoğlu. Ci andiamo a giocare, ragazzi. Chiudiamo in bellezza. Proviamo a chiudere in bellezza l'episodio. E poi andremo a vedere anche come sono andate le altre partite di Champions League. Vediamo chi magari becchiamo ai quarti. Poi, dato Paco Alcacer, importante per noi, 3 gol nelle ultime 3 partite. Quando viene chiamato in causa, comunque il suo supporto lo mette sempre. Sempre sul pezzo, e forza Inter. Paco Alcacer, balla, palla per Leva. Tira, 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 leva! Bam! Lewandowski! 1-0 Inter. Passiamo in vantaggio con un colpo molto fortunoso qua di Robert. Siamo andati bene. Qui bella palla di Paco Alcacer, guardate, morbida morbida. Non ci arriva Alex. Ci arriva in un secondo momento. Non vince però il contrasto fisico con Robert. Buca Muslera, dopo in realtà il primo tiro della partita, passiamo in vantaggio. Tielemans. Gerard Deulofeu. Oh, come corre Gerard. Oh, come corre Gerard. Davanti a Muslera. Ma come facciamo a mangiarci sti gol? Attenzione, sempre a Verdi. La mette in mezzo. Menez colpisce di testa. La palla va addirittura in rimessa dalla laterale. Finisce qui il primo tempo. 1-0 noi. Vantaggio di Robert Lewandowski. Se n'è andato Felipe Anderson. C'è Lewandowski. Fuori. Tielemans. Aspetta l'arrivo di qualcuno, arriva Oziakup, il tiro da fuori di Oziakup! Raga, l'allarghiamo sempre troppo sto piede. Porca miseria. Lewandowski parla con Paco Alcacer, ci parla benissimo. Deulofeu prova a rientrare, ancora per Paco Alcacer! Non riusciamo a chiuderla sta partita. Varane qui commette un bruttissimo fallo, probabilmente verrà espulso. Esatto, rosso per Varane, brutto fallo da dietro, ma Menez se ne stava andando. E adesso l'Inter è in 10, è entrato El Shaarawy, Bacca, ancora El Shaarawy, Montolivo, si gira su Murillo, poi Nardi la smanaccia in calcio d'angolo. Kondogbia recupera un gran pallone, riusciamo a servirlo Griezmann? Sì, non è fuori gioco, non è fuori gioco Griezmann! Niente ragazzi, non so cosa stia succedendo ai miei ragazzi, non riesco più a buttarla nel sacco. Attenzione a Bacca, ancora Bacca, Nardi! De Jong, pareggio del Milan, credo fosse in fuori gioco. Ci sta, stiamo soffrendo ragazzi, stiamo soffrendo tanto. In 10. Il tiro di Bacca, no, non è fuori gioco assolutamente. Qua se l'è perso Luke Shaw, ma ci può anche stare. Giusto, giusto, giusto. 5 minuti, forza ragazzi, 5 minuti. Ce la possiamo fare. Sì, Deulofeu. C'è Griezmann, c'è Griezmann! Muslera! Attenzione però, ancora la palla lì. Rischia qua Muslera. E finisce qua. 1-1. Peccato, peccato per quest'ultima occasione, ma direi che il pareggio è giustissimo. Ok ragazzi, ci salutiamo. Prima però volevo farvi vedere se abbiamo i verdetti contro chi saremo nei quarti di Champions. Siamo un po' nella merdina. Allora c'è Manchester City, Schalke, Manchester United, Wolfsburg, Bayern Monaco che ha sconfitto il PSV contro la Lazio che ha sconfitto il Chelsea. Noi che abbiamo sconfitto il Paris Saint-Germain incontreremo l'Arsenal che ha sconfitto il Barcellona. Credo che non ci potesse andare peggio. Comunque, ragazzi, sarà una bellissima Champions League. E spero anche questo episodio vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo. Noi ci vediamo nel prossimo con Napoli, Sassuolo, Arsenal e Genoa. Sono contento, dai. Stiamo andando molto bene. Sono contento. Intanto vedo un Pescara che batte 2-1 la Juventus e un Napoli che pareggia con la Lazio. Quindi ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se non vi piace un commento, un consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Sostenetemi sempre. Cerchiamo di arrivare a 1000 mi piace per questo episodio. Un saluto da Menzo, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.